Oggi vado a trovare Loris, che qualche anno fa ha deciso di accumulare l'energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico sotto forma di calore e quindi ha scelto di installare una pompa di calore. Purtroppo si è imbattuto in un problema con un marchio abbastanza famoso. Marchio famoso che però non ha dato quella garanzia e quell'assistenza che un cliente cerca quando acquista un prodotto tecnologico. E quindi fortunatamente ha trovato noi che abbiamo fatto la sostituzione della sua vecchia pompa di calore con una di tipo professionale e ad oggi ormai sono 2 anni che Loris sfrutta al massimo il suo impianto fotovoltaico con la nostra pompa di calore. Devi sapere che il marchio famoso non è sempre sinonimo di affidabilità e di qualità, perché molte volte i grandi marchi fanno produrre conto terzi e poi ci mettono l'etichetta sopra. E quindi non ti ritrovi un prodotto originale come pensavi. Ora è molto contento, ma soprattutto sereno, perché ha un prodotto garantito 7 anni, ma soprattutto ha una squadra di specialisti su cui può contare. Ma facciamolo dire a lui. Ciao, sono Loris. 4 anni fa ho deciso in famiglia di installare un impianto fotovoltaico e per accumulare energia e per risparmiare un po' sulla bolletta. Dopo, col tempo, abbiamo installato anche una pompa di calore perché, visto il fotovoltaico, sfruttare l'energia del fotovoltaico. Problema: la prima pompa di calore installata non andava bene, non dava il risultato voluto. Noi ci siamo affidati a Samuele, consigliato anche da altri che si sono trovati bene, e ci ha consigliato questa pompa di calore, e finalmente con questa pompa di calore abbiamo ottenuto il risultato voluto. Ci troviamo la sera con l'acqua calda, siamo in 5 in famiglia, non ci sono problemi. Con la pompa di calore abbiamo detratto anche il 50% sulla denuncia di redditi come detrazione fiscale, sicché ci rientra anche metà dell'investimento fatto, e sempre affidandoci a Samuele che ci ha dato tutte le dritte giuste, insomma. Con la seconda pompa di calore installata, perché la prima proprio non andava, non dava il risultato voluto. Con la seconda pompa di calore, ripeto, abbiamo visto anche la bolletta del gas, l'abbiamo proprio quasi, quasi azzerata. Il gas lo usiamo solo per la cucina. Allora, io ho provato a girare varie aziende e vari personaggi, però mi sono trovato benissimo con Samuele, soprattutto intanto perché ti mette a tuo agio, sa quello che dice. Ti consiglia giusto e ti fa fare il tipo di investimento in base alla famiglia che hai. Adesso sono le 18 di sera e la pompa di calore, come vedete, è a 55 gradi. I bimbi ci sono già lavati e adesso ci laviamo noi genitori che teniamo da lavoro. Noi l'abbiamo programmata che si stacca la sera, che non consuma niente. Domani mattina ci troviamo l'acqua sempre lo stesso calda, quindi non ci sono problemi. Se ti è piaciuto questo video, vai sul mio blog www.acquacalore.it e iscriviti al mio canale YouTube per vedere nuovi video, oppure clicca sulla descrizione qui sopra.